Ma dove eri finito? Oh, dai! È tutto il giorno che ti cerco! Vieni fuori, forza! Dai! Il giorno che lo cercavo il telefono si era nascosto qua, Madonna di Campiglio, io veramente. Cioè, è assurdo. Tutto il giorno che lo cerco. Finalmente l'ho ritrovato. Tutto il giorno a cercarlo sono stato, eh. Il cellulare. Perché è partito e l'ho ritrovato a Campiglio. No, ma dai. È vero, io giuro, signor. Cioè, io sono partito stamattina senza cellulare e l'ho ritrovato qua. Dai. Pazzesco. Ma no, guarda, puoi fare il Monte Spinale quando vuoi, a piedi, andate a ritorno. Ma mi picco sullo Spinale. Oh, fortuna che l'ho ritrovato, veramente. Comunque me li fa più sti scherzi, capito? Cioè, mi è mancato il cellulare, tutti si sono preoccupati. Sto bene, eh? C'è tutto il gruppo, vacanze. Mamma mia, che pancia che hai. No, sì, sono tirolese, guarda che lavoro. Tirolese. Mamma mia, mamma mia, sta pieno di alberi qua, oh. Via. Pioggia, cosa fa? Allora, prima fa festa qua sopra, si diverte. Poi si lancia col paracadute giù in montagna, fa una sciata. Poi fa tutto rafting fino arriva al lago di Garda. Mangia un po' di pesce del lago, prende la canoa, va al mare e di qui mangia tutti i fritti, si divertono, vedi, stanno sui yacht. Questo è quello che fanno le gocce dell'acqua, che vita. Invece qua siamo. No, poverine. Poverine comunque, oh. Ma perché? Sono cascate. Sono fatte male? Ma non credo, perché sotto è morbido. Ah, peace and love. Non l'ho portato? Eh? In mezzo alla natura? La montagna. Montagna? Che bello, quando ci sta bene. Ah, non l'ho portato. Ho colto un mazzolino di fiori, adesso ve lo illustro perché è giusto che... Comunque io ho delle conoscenze fioristiche elevatissime in montagna. Allora abbiamo il fiore viola ciclamato, puzza di cacca di mucca, poi abbiamo il famoso pisciacane e poi abbiamo un nuovo fiore, il fiore di pelo, guardate che pelo che c'è, questo è pelo bianco perché si è invecchiato, quindi ecco, la composizione è questa. Ah. Guarda dove ti porto, altro che twiga, altro che twiga! Andiamo a salutare il boss di la nonna. Io vo. Ciao. Dove? La montagna. Oh, va in montagna. Vabbè, va in montagna. Non mi hai detto. Ciao. Io vo. Oh. Dove andare? Affanculo. No. Dove andare? Affanculo. Perché? E perché sì. No, guarda che crestina del gallettino che c'è. Ci vediamo domenica. Va bene. Mi fa male. Oh. Socio. Com'è? Sono stato un cazzo. Com'è? Bene, sto bene. Che stai a fa? Sto su te che sto aspettando per mangiare. Lo sai che di qui c'è una montagna? Ma la non è arrivata. C'è la montagna, o no? Nonno. Come? C'è una montagna che ha sfallato i spallapilipini, i montagnoli? Oh, si può parlare come parla per bene. A me se no ci mi discorre. Ma le magnati lol? C'è una montagna che fa... C'è una montagna là lì. Ma voi ne fa il culo? No! Ti... come no? Ti manco? Tanto! Oh! Torno presto! Presto quando? Ma mattina! Mattina, domattina, la mattina! Presto! Va bene. Sta tranquillo, domenica sto a casa. Va bene. Ti mando un abbraccio. Domenica? Sì, ti mando un abbraccio. Ti voglio bene. Che te lo aspetto dai, tagliatelle? Sì. Va bene. Capisci, senti. Ciao. Ciao. Va bene.
Ciao. Raga, si sente poco, nonno. È così. Dovrò sturare un'orecchia. Comunque che bello, le chiamate col nonno sono sempre più belle. E è sempre felice di sentirmi. E niente, ecco, ho fatto sentire un po' la chiamata col nonno. E la volevo condividere con voi. Ti voglio bene anch'io però, eh. Oh, oh no. Vedi, Alfa si gira. Codrilli, buonanotte. Tipica casetta di montagna. Guardate. Oh, che bello. Tutto in legno. Stiamo a tetto, è veramente figo. E niente, letto singolo, come da tradizione in montagna, perché io a sciare vado tutti gli anni, tutti, e delle volte mi sono trovato su letti a castello, letti in legno, è fighissimo. Questa è la magia della montagna. E d'estate era tanto che non tornavo e mi sta piacendo da morire. Veramente, veramente bello. Cioè, ci avrò avuto 13-14 anni che andavo a fare i campeggi con il prete, quindi pensate, col prete dottor Chiagina, che saluto, se pensa se ne vede, Don Cesare, che grande che era, facevamo un casino assurdo, andavamo a Foppolo. Chi è De Foppolo? C'è qualcuno di Foppolo qua? Pensa, beh, lo vedo, lo seguo da poco, no? Cioè, io i miei viaggi, le mie cose l'ho fatte, ne ho fatti tantissimi. E tante esperienze bellissime, tante esperienze che eravamo, cioè veramente stavamo su letti a castello, ostelli, bello. Tutto, ragazzi, nella vita fa brodo. Fa brodo, ricordatevelo. E domani può darsi che ci sarà un video, uno splendido fa. Quindi vediamo chi indovina. Che video avrò potuto camuffare con il fa? Chi lo sa? Vediamo un po'. Comunque, buonanotte, grazie mille ragazzi per tutti i messaggi che mi mandate. Super belli. Cerco di leggerli tutti, ma a volte purtroppo non riesco. Ma io mi impegno e mi impegnerò sempre. E vi voglio bene, grazie mille. E anzi, adesso voglio dire una cosa. Ci sono due moschine o tre moschine, piccoline così, proprio, che fanno quei commenti stupidi su YouTube. Quindi purtroppo quando uno rosica, ragazzi, è medicina. Quindi voi andate sempre avanti per le vostre, non vi preoccupate della gente che fa quel, fa tipo il roditore intorno, capito? Che a che serve? Non serve a un cazzo, non serve a niente, però loro stanno lì e rosicano. Se utilizzassero tutta questo rosicare in energia per fare qualcosa di bello, sarebbe un mondo più migliore sicuramente. Però tanto nella vita ci sarà sempre che uno poche moschine, perché su 620.000 3-4 persone ci possono stare che fanno rosica, tanto non gli starà mai bene niente. Quindi voi andate dritti, raga, sempre dritti, i vostri obiettivi, quello che ci avete in mente. Poi vi possono dire che sei un fannullone, che non fa niente, però se scrivono vuol dire che rosicano. Buonanotte, vi voglio bene. E madonna, mi piacerebbe fare un evento e incontrarvi tutti, però boh, di qui gli atti non sono belli. Basta, mi sono dilungato anche troppo. Notte. Provate a fare così. Fa! Guarda il legno che c'è da rosica qua. Venite. Notte.